di Nicolas peraltro, si era comprato una casa a Belgravia con i soldi che gli aveva dato uno dei grandi mercanti che gli era regalata sostanzialmente, Robin pensa che era dato la casa a Nicolas. Quando Sotheby's si è accorta di queste vicende, quando Sotheby's si è accorta che attraverso dei prestanomi evidentemente il signor Medici era il più grande cliente delle aste archeologiche di Sotheby's, ha chiuso le aste e ha fatto benissimo chiudere. Per le aste sono passati molti oggetti, perché questi signori, attraverso prestanome magari o in modo abbastanza singolare, li mettevano in vendita e poi se li compravano. A quel punto erano oggetti puliti, quello che fa la mafia con i soldi della droga, li sbianca, erano oggetti sbiancati. E la parola è quanto mai importante, perché un direttore di museo importante riceve da uno di questi grandi mercanti due righe e dice: ti farò avere il vaso appena sarà stato sbiancato. Non c'è nessuna differenza nel settore del mercato dell'archeologia clandestina e nella droga. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, in certi casi, da quando sono ritrovati e quando finiscono nei grandi musei, e i grandi musei che io conosco che si sono occupati poco notevolmente di queste cose sono un paio di dozzine, purtroppo anche musei europei, gli americani devono rifarsi un passato che non hanno soldi dollari, i giapponesi sono pieni di soldi e quindi va bene. Singolare che la New Carlsberg del Bitto, perché è una istituzione onoratissima, o il Museo di Antichità di Monaco, di Berlino, che lo è ancora di più, no, di Monaco, chiedo scusa, che lo è ancora di più, o i musei svizzeri siano pieni di queste cose. O il Louvre stesso, che è il Louvre stesso che ha comprato probabilmente quattro vasi. Da quando partono nello scavo clandestino a quando arrivano, gli oggetti aumentano in qualche caso di 100 volte il prezzo, cioè hanno un incremento di valore spaventoso. Perché è cominciata? Perché nel 1972 il Metropolitan ha comprato il quartiere di Ucronio con la morte di Sacco Conte pagandolo $1.000.000. È la prima volta in cui un museo paga un oggetto di archeologia $1.000.000. Quindi evidentemente si vede che sul mercato, il mercato viene organizzato da 4-5 grossi mercati internazionali, da una serie di mediatori in Italia, grossissimi sono due ma ce ne sono più di due, e si va avanti così e si arriva ai tombaroli. Questo boscaiolo sul lago di Bolsena mi ha raccontato che negli anni del boom, che lui situa tra il 75 e il 90, 95, in tutto il suo paese la sera non si trovava un giovane in piazza perché bisognava andarlo a cercare nella necropoli di Bisenzio, e che quando lui la sera, come sempre sabato, ogni sabato va a Bisenzio, trova altre 35 squadre, loro erano 4, quindi 35 per 4 sono invece 50 persone che stavano tutti scavando a Bisenzio, e questa è stata la realtà di questo paese, che non era assolutamente preparato a un fenomeno del genere, non era preparata la magistratura, non potevano essere preparati i carabinieri o la polizia, un territorio non controllabile da questo punto di vista, non era preparato nulla. E quindi è andata avanti per un bel po' di anni. Il signor Pietro Casasanta, che viene definito il re dei tombaroli, non da Fabio Irma, che sarebbe nulla, ma in prima pagina da Wall Street Journal, e mi sembra più importante, il signor Pietro Casasanta per 10 anni, con le sue ruspe, in orario di lavoro, ha stavato in una tenuta di bidoni, che si chiamava Inviolata. E ha avuto la bontà di spiegarmi che era inviolata per davvero, dice, finché non l'ha bonificato lo zio, finché non l'ha bonificato nonno, io dico nonno, suo nonno, se no l'ultimo di Cesare, chi? E mi ha fatto vedere una gigante fotografia di Mussolini che aveva la parete. E questo è il signor Pietro Casasanta. Quindi a Guidonia è venuto fuori di tutto per 10 anni. Il primo anno il signor Pietro Casasanta racconta, e non avrebbe motivo di mentire, che ha tirato fuori 64 statue intere, e altre 80 che gli mancava una gamba o gli mancava la testa o gli mancava, no, non parla milanese quindi non posso farlo, o gli mancava qualcosa, che vuol dire che in un anno tirato fuori 160 sculture da uno. E il signor Pietro Casasanta, quando gli si dice che è un tombarolo, si offende, perché ti spiega che non ha mai scavato una tomba. Scavare una tomba basta fare un buco, io vado solo a santuari e a ville, e quello che dico sono gli indiani di scavi di Lanciani, le vecchie piante archeologiche di Roma, e lui ritiene di essere un grande archeologo. E un giorno mi ha detto, ma con tutto quello che io ho tirato fuori del patrimonio della nazione,
lei che li conosce dovrebbe dirgli che devono farmi commentatore o senatore a vita. E lui è convinto di questo. Quando hanno presentato al Ministero dei Beni Culturali la maschera d'avorio, che è il più grande reperto grigio elefantino che ci sia raggiunto dall'antichità, che sia arrivato ai giorni nostri, è venuto anche lui perché voleva vedere la presentazione dopo che era stato restaurato. Non l'hanno vista fatto entrare e si è molto offeso. E lui dice, ma quelli che sono dentro sono archeologi che non capiscono niente. E lui era lì fuori e non l'hanno neanche entrare. Però molto fiero di suo figlio, perché a 7 anni gli ha trovato già un corsetto di Ercole grande così, e quindi dice che promette molto bene. E questa è una realtà. Questo signore è andato avanti per 55 anni, adesso l'ultima è che ha qualche problema con la finanza, perché aveva fatto una società che si chiamava Giove Capitolino, perché si è visto con i beni, che ha trovato un nome originale, e non ha mai pagato le tasse, ne ha fatto un accertamento di 1.900.000 euro, e insomma gli ha portato